La crisi dell'immigrazione è aperta su più fronti e non accenna a calare, dagli sbarchi sulle coste del sud all'emergenza alla stazione centrale di Milano, e sono un centinaio i migranti che a Ventimiglia manifestano davanti alla frontiera con la Francia per chiedere di essere lasciati liberi di passare il confine. Somalia, Eritrea, Costa d'Avorio, Sudan sono i loro paesi d'origine. Arrivati ieri a Ventimiglia sono stati bloccati dalle autorità francesi alla stazione di Mentone e da lì ricondotti a piedi in Italia. Abbiamo rischiato la vita nel Mediterraneo, è stata dura. Qui non è niente in confronto, ma abbiamo bisogno di aiuto e non c'è umanità. Siamo pronti ad attraversare di nuovo il mare se necessario. Siamo pronti a morire. Non vogliono tornare indietro ed effettivamente non hanno un posto dove andare, ma hanno un sogno: raggiungere la Francia, la Svizzera, la Germania e il Regno Unito. Il loro sit-in va avanti. Per il momento non è ancora stato stabilito l'allestimento di un campo profughi.